Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Ma io credo che le competenze siano importantissime, perché è importantissimo veramente approcciare alla transizione con dei background diversi, ecco, con approcci diversi al problema, no? Quindi, e vederlo in tutte le sue sfaccettature, dando delle risposte univoche. Uno dei primi fattori abilitanti: avere chi riesce a comunicare la complessità dell'argomento. L'altro aspetto è quello della differenziazione di tutto ciò che comporta fonti energetiche. Ecco, non pensiate che sarà con le comunità energetiche che si potrà fare, per usare un termine volgare ma molto efficace, la transizione energetica. Però non pensiate che si possa fare senza.